Bene ragazzi, benvenuti a questo nuovo video qui su Mag Motori Endgame. Sono qua oggi perché vi ho portato un po' in un posto fantastico per una super giornata incredibile che solo voi sul canale Mag Motori Endgame potrete vedere. Quindi vi ricordo che se vi piacerà questo video di lasciare tanti like e un bel iscriviti al mio canale Mag Motori Endgame. Ed ora, cominciamo! Ciao a tutti di Mag Motori & Games, siamo, come potete vedere, adesso ci addentriamo nel fulcro del motorsport italiano, perché vi stiamo portando davanti, purtroppo non dentro perché ovviamente è chiuso, però io e Dario vi stiamo portando nel più grande costruttore di monoposto di ogni categoria e tipo, che si trova qui a Varano de Melegari, a provincia di Parma. Tra l'altro di sottofondo, non so se lo sentite, ma proprio di là dal fiume c'è l'autodromo Riccardo Paletti, in cui stiamo andando a vedere la Formula X Italian Series. E da questa bella scritta gialla che tra poco apparirà, voi vedrete che stiamo vedendo la robetta. Esatto, adesso vediamo davanti. Siamo davanti alla Dallara Automobili, che è il più grande costruttore di monoposto Formula 2, GP3, Super Formula in Giappone, IndyCar, tutte le più famose vetture da competizione vengono fatte qui. Ragazzi, stiamo entrando. Stiamo entrando all'autodromo di Varano. Ok ragazzi, siamo all'entrata dell'autodromo di Varano. Qui con me c'è Andrea. Ciao. Ciao. Che prima vi ha fatto vedere la Dallara e ora vi portiamo dentro all'autodromo di Varano, dove paddock. Al paddock, proprio dove correranno le Formula Predator, le Formula Junior, le Formula X, le Legend Car e le vetture turismo, che sono in questo momento in pista. Oh, vi faccio vedere cos'è un paddock di un vero circuito internazionale, possiamo dire, perché tutto il circuito dell'Alfa Romeo, di tutto. Esatto, centro di guida sicura e poi un ottimo autodromo per questo tipo di gare, diciamo minori, ma che trovano il suo giusto spazio in una pista di questo tipo. Formula Predator. Esatto, ce ne sono quattro in fila, di due modelli differenti, perché questa è la PC08, la prima versione di Predator, che ha dato poi il via all'evoluzione, che sono tutte le altre, cioè la PC010, la più commercializzata. E adesso diciamo che l'attenzione si sta differenziando principalmente sulla PC015, che è la nuova vettura con un fondo e un'aerodinamica molto più curata, da Andrea Amico, che è il ragazzo che ha disegnato la vettura insieme a Predators, per appunto il costruttore con Corrado Cusi. E niente, qui vediamo le vetture che fanno parte del Predator Challenge. Io ho provato una di queste vetture, è un'emozione indescrivibile, e niente, sperando magari in futuro di poter replicare. Quello lì è Alberto Nasca, quello di YouTube, la sua Formula Predator 010. Ragazzi, qua
qua si stanno scaldando i motori, si sta per accendere la categoria, quella che a noi particolarmente più interessa, la Formula Predator. Sì, adesso parte il Predator Challenge, stanno scaldando le vetture e andiamo a vedere come va. Sì, intanto sentite il rumore qua, adesso vi porto in giro per la pit lane così. Il rumore del motore Honda. Qua c'è un'altra Formula Predator bianca, questa è una PC0, forse 8 anche. È una 10, guardate, ragazzi, siamo in diretta qua, siamo sulla griglia di partenza della gara più importante di oggi, quella con la Predator, che è un motore in games, ve la fa vivere. Ok, siamo con le tre telecamere puntate sulla prima pila, guarda quante macchine ci sono, stanno per scattare i semafori, ci siamo, il motore si sta scaldando, guardate quante monoposto di forma, prendete di ogni tipo, PC 08, 010, 015, una quantità incredibile di monoposto, raro vedere in Italia categorie con di monoposto, motori 5 secondi. All'interno del parco chiuso è appena finita la gara del Predator Challenge, c'è un'infinità di vetture. Di tutti i tipi. Sì. Cioè, ma guardate quanti ce ne sono in stile. Questo è il bello proprio di questo campionato, perché una griglia così nutrita non si vede praticamente più. Cioè non si vede da nessun parte. C'è tantissima gente. No, c'è anche NASA. Campionato proprio perché è molto seguito. È qua, guardate, è qua NASCAR. Peccato. Ragazzi, qui con me ho due fan, ma no, diciamo due piloti, non due fan, due piloti, ok, che hanno un team, esatto, come si chiama il vostro team? Il BDR Racing Team, okay. Su Instagram.
seguiteli. Loro li ho trovati qua in pista su Varano, mi ha piacere che perché mi hanno riconosciuto, perché seguono il mio canale Mag Motor in Game, seguono le avventure o le disavventure di Futura Corse, di Futura Corse. È stato veramente un piacere, quindi seguite la loro pagina. È un onore. Che loro fanno dei video, la sponsorizzazione è importantissima. Fanno dei video stupendi con gli incidenti, tutte queste cose qua. Soprattutto gli incidenti. Sono specializzati in kart elettrici indoor, un'ottima categoria per crescere e per iniziare in kart. Corrono come tappa fissa al palacart. È stato un piacere incontrarli. Adesso seguiremo con loro tutte le gare, il Nasca, che esatto. Chissà se ci tiriamo su una foto, qualcosa. Speriamo. Qualcosa. Niente. Ci vediamo dopo. Ciao Meg! Motor and Games! Futura? Corsa! Ciao!